colturazione, e che è il connubio di due termini molto importanti, cioè coltura, quindi cultura, e azione, quindi dare azione alla cultura. Polifemo Eventi è ad Avetrana, in provincia di Taranto, uno speciale su un evento molto importante, un evento organizzato dall'amministrazione comunale che rientra appunto negli eventi estivi culturali. Colturazione è il titolo dell'incontro di questa sera, un dibattito con insigni ospiti, relatori. Ho al mio fianco Alessandro Scarciglia, che è il vice sindaco di Avetrana. Colturazione vuol dire tante cose, come coltivare l'educazione, ma quando parliamo di educazione parliamo di giovani, parliamo di valori, un tema particolarmente importante in questo momento in cui tanti elementi, come dire, possono distrarre, tra virgolette, da quello che è un percorso etico e morale. Giustissimo, intanto colturazione, la parola colturazione nasce proprio dopo aver letto l'ultimo libro dell'avvocato Angelo Lucarelli e di suor Monia Alfieri, che hanno scritto insieme, e questa parola viene ripetuta spesso nel libro, viene citata spesso, allora mi sono un attimino incuriosito su questo termine. Devo dire che anche all'inizio io, quando ho letto, ho detto ma cosa sarà mai? Ho intuito qualcosa, però poi la curiosità è stata forte. Hai detto proprio bene tu nella presentazione di questo termine, colturazione, come proprio coltivare l'educazione alla cultura stessa, perché oggi con i social sappiamo bene, vediamo quello che sta accadendo anche intorno ai vaccini, intorno al Covid in generale, e con i social spesso, soprattutto i giovani, percepiscono delle notizie prese appunto dalla rete, ma infondate a volte, e spesso non si va ad indagare. Quindi educare alla cultura, informarsi, leggere, capire le fonti, conoscere la storia, perché solo così noi crediamo che il futuro potrà essere più promettente rispetto a quello attuale. Lei come sta interpretando questo momento? Ha speranza nella gestione talebana? Secondo lei i talebani potranno comunque ammorbidire le proprie posizioni nel confronto delle donne? O per i suoi studi, lei conosce bene la religione musulmana perché l'ha studiata, ecco, o per i suoi studi la loro religione vieta a priori l'integrazione e la parità della donna? Ecco, buonasera a tutti, io ringrazio sinceramente il vice sindaco e tutta la comunità di Avetrana per questo momento, davvero, e il dottor Lucarella che si è fatto promotore. Abbiamo queste strane figure, è emersa questa figura degli influencer, e molte volte, con tutto il rispetto, abbiamo figure che non è che hanno un background, una storia di valori, no? Non sono degli eroi. E sono delle figure che i social hanno esaltato. È il lavoro del terzo millennio, forse. Fortunati loro che con così poco riescono a sfondare. Fortunati loro sicuramente, non è per tutti, per carità di Dio, perché come ogni lavoro poi bisogna essere anche bravi e capire e cogliere l'attimo, il momento. Poi sanno dire quello che molta gente vuole essere detta, vuole sentirsi dire. Bravissimo, dicono ciò che molti vogliono sentirsi dire, però ci vogliamo noi una domanda: è sempre la realtà? Corrisponde sempre alla realtà? È sempre la verità? Ecco perché colturazione, informarsi e andare a cercare appunto le fonti. Vedo anche dei giovani, no? È molto importante in questo momento storico recuperare quello che era una volta, io ricordo i miei nonni, i miei genitori, quel discutere in modo intelligente delle questioni, anche avendo delle opinioni differenti, ma senza la violenza. Ecco, oggi noi diciamo tanto di amare la libertà e il confronto, ma se ci pensiamo un attimo, il nostro confronto avviene sui social, dove noi non vediamo l'altra parte e possiamo dirgli di tutto e di più, cose che noi non avremmo mai il coraggio di dire a un nostro interlocutore de viso, no? E allora questa è una modalità di comunicazione che purtroppo noi abbiamo trasferito nelle nostre chiese, l'abbiamo trasferita nelle nostre famiglie, nelle nostre aule parlamentari. Tu non puoi dire nulla
se non rischi di essere etichettato per negazionista o razzista. Suor Anna Monia Alfieri, giurista, economista, esperta nell'ambito dell'educazione scolastica. Beh, oggi nel 2021, con tante strane influenze, riscoprire certi valori educativi da infondere nei giovani non è cosa semplice, proprio perché ci sono varie, come dire, fattori determinanti esterni che potrebbero produrre dei disvalori. Come fare a ritornare nella retta via, per così dire? Io credo che in questo momento storico sia quanto mai necessario aiutare i nostri ragazzi in questo modo. Anzitutto dare loro degli orientamenti, delle linee, affinché possano loro per primi orientarsi nella società. Noi dobbiamo forse abbandonare l'idea di dare ai nostri ragazzi delle indicazioni, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Una prima osservazione credo che sia proprio quella davvero di dare ai nostri ragazzi la capacità, gli strumenti per orientarsi. Questo vuol dire anche una grande responsabilità per i giornali e per i media, vuol dire la capacità di scavare, di scendere nel profondo della notizia, arrivando fino al cuore della notizia, affinché i nostri ragazzi possano conoscerla nel cuore della questio. Vede, molti temi sono spesso trattati mediaticamente in una modalità molto gossip, molto trasandata. Un terzo elemento che mi viene in mente è che noi ai nostri ragazzi dobbiamo far riassaporare la gioia della libertà. Vede, in queste ore il rave party, i ragazzi hanno detto volevamo fare nuova esperienza della libertà, ma in fondo la libertà non è l'annientamento dell'altro, la libertà è il riconoscersi responsabili, quindi corresponsabili dell'altro, del bene pubblico, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica, che vuol dire anche prossimità, cioè quella presa in carico dell'altro. Quindi io credo che a livello educativo nei nostri ragazzi, se riuscissimo a recuperare questi tre valori, competenza, conoscenza e coraggio, li avremmo strappati al nulla. Dicendo ai nostri giovani: abbiate il coraggio di liberarvi di questi adulti, eterni adolescenti che vi rubano il futuro, ingannandovi che tutto è possibile facendo ciò che loro dicono piuttosto che ciò che loro fanno. E quindi che cosa vi resta? Vi resta quel sapere aude, quel coraggio di scavare all'interno della notizia, orientandovi liberamente con senso di responsabilità e di corresponsabilità. Kabul, l'esempio estremo. Quello che è avvenuto a Kabul è un macro fenomeno di quel micro fenomeno che il rave party ha prodotto in Italia, solo che sono differenti le conseguenze, ma la radice è unica. È importante il ruolo dei media e soprattutto di internet, perché spesso vengono forniti falsi modelli, il successo tutto e subito, certe icone televisive, dei social, che ripeto possono essere anche fuorvianti. Guardi, io credo che... usando, come dire, una terminologia così filosofica, il fenomeno, da fenomeno, è la realtà che appare, che prevale sul noumeno, sulla realtà in sé. Sì, questa è la famosa questione degli influencer. Allora io mi pongo però questa, giro un po' la domanda, non mi preoccupo tanto dei modelli negativi, ma dell'assenza dei modelli positivi. Allora la domanda che noi ci dobbiamo porre è: come mai tutti quei modelli positivi, tutte quelle persone per bene che credono nel lavoro sodo, nella cultura, nella conoscenza, non solo non sono degli influencer, non ci sono. Allora la questione qual è? Il vuoto che noi abbiamo generato è stato quello determinato dalla ragione che tace, ma il problema è che quando tace la ragione non è che non parla nessuno, parla l'idiozia. Ecco perché bisogna che noi per primi si ritorni a scendere in campo mettendoci la faccia. Ecco, questo vuoto cui lei ha fatto riferimento io purtroppo lo percepisco, dico un esempio per tutti, nel discorso dei rave party, in quello che
purtroppo i tanti fenomeni in cui i ragazzi si, tra virgolette, sballano, perché evidentemente c'è un vuoto di valori che si cerca di riempire con soddisfazioni che sono tanto effimere quanto pericolose. Guardi, ne ho scritto proprio oggi, il Rave Party è proprio l'esempio concreto del fallimento di una generazione di adulti che si sono dimostrati degli eterni adolescenti ingannando e rubando il futuro dei giovani. Perché di fronte al Rave Party noi ci stiamo ponendo in quest'onore una domanda che non ha senso: come sia potuto avvenire ciò? La domanda è sbagliata. Tutto ciò non solo non doveva e non poteva avvenire, avendo noi gli strumenti per prevenire e arginare. Allora la domanda di fondo è: come mai questi strumenti non hanno funzionato? Prima domanda. Seconda domanda: chi doveva agire, chi doveva controllare, chi doveva garantire l'ordine pubblico? Dove è stato? Non per trovare il capo espiatorio, ma per recuperare il senso della responsabilità personale. Allora soltanto se noi recuperiamo le procedure, gli strumenti, la responsabilità personale, riusciamo a sgomberare il campo da quel senso dell'impunità che legittima, ahimè, queste rave party e fa pensare ai ragazzi che proprio l'inerzia degli adulti e l'impunità li legittimino. Questo è il vero problema. Il produttore lavora da tanti anni in Italia, gli hanno ucciso il papà, nel 2003 gli hanno ucciso il papà, gli hanno ucciso lo zio 20 giorni fa, quindi è una storia. Quando dicevo si sono annullati 20 anni è perché ho riportato la storia di una persona che 20 anni fa ha visto morire il padre, oggi ha visto morire lo zio per gli stessi motivi. La sorella è stata ferita perché un medico, secondo la cultura dei talebani, una donna non può fare il medico, o almeno lo deve fare in determinate maniere. Quindi stiamo tornando a qualcosa di orribile, e concordo tantissimo con Suor Monia. Abbiamo gestito malissimo, abbiamo sprecato 20 anni, abbiamo sprecato, ma noi, non loro, noi abbiamo sprecato 20 anni. Angelo, due parole, ma poi ti prego, alla vostra destra, sì, dico bene, c'è un banchetto dove potete poi approfondire tutti i temi di cui stiamo discutendo in questo momento, in questo opuscolo che è un concentrato. È un concentrato, è semplice da leggere, non è difficile, perché chi l'ha scritto, Suor Monia e Angelo Lucarella, con la prefazione di Carlo Nordio, cioè chi l'ha scritto ha voluto comunque pubblicare un prodotto comprensibile, divulgativo. Cioè non trovate le mezze parole della politica che servono a far capire o non far capire, comunque a mantenere il lettore su quel bilico del detto non detto, perché poi alla fine poi ti devi rimangiare tutto nel momento opportuno, devi confermare tutto se ti conviene. È un libro che aiuta a capire meglio, che prende una posizione, però aiuta a capire meglio dove siamo, il punto di vista. Ecco Angelo, quindi il libro si chiama Nessuno può definirci, un titolo bellissimo, lo trovate alla destra. Margaret, che ringraziamo sempre per la sua opera, Margaret ve lo venderà volentieri. Angelo Lucarella. Intanto grazie a tutti voi per essere qui e grazie al Vice Sindaco per aver accolto questo bellissimo messaggio di colturazione e di averlo sposato come primo comune in Puglia. Colturazione si lega assolutamente a quello che è il concetto dell'eguaglianza, perché l'eguaglianza è la semina della cultura. Non c'è cultura se non c'è parità di confronto, predisposizione all'ascolto, predisposizione a capire che si può sbagliare e a prendere il meglio dell'errore. L'avvocato Angelo Lucarella, vice presidente coordinatore della Commissione Giustizia del Ministero per lo Sviluppo Economico, avvocato, saggista, editorialista. Colturazione, questa parola che sembra strana ma fa riferimento all'educazione, ai valori, ma questi valori oggi ci sono ancora o vengono oscurati, obnubilati, come detto in altre interviste realizzate, da
da una società che bada più all'apparenza che alla realtà. Lei ha fatto chiaramente due domande in una e quindi mi deve permettere di rispondere. Certo, ci manca, c'è tutto il tempo. Mi deve permettere di rispondere con i tempi della bontà della risposta. I valori ci sono, sono enunciati nella nostra Costituzione. Certamente colturazione nasce dal recupero anche etimologico di uno dei principi cardine della nostra esperienza della Carta fondamentale, cioè quello di dare valore alla semina, cioè al confronto, al dibattito sui temi con spirito franco, senza avere la paura di essere sconvenienti, ma con la forza di cercare la bontà d'animo. Colturazione nasce proprio per questo, per mettere al centro con chiarezza i temi dell'attualità, cercando di essere costruttivi. Chiedo scusa se ruberò 30 secondi in più per fare questa piccola introduzione rispetto al tema dell'Afghanistan, perché è vero, ho ascoltato una telefonata che mi ha lasciato un po' basito rispetto a quella che è l'evoluzione delle cose e che magari non tutti stanno raccontando, però mi collego a quello che ha detto poc'anzi Suor Monia sul ruolo delle donne e dei giovani. Io non credo che le donne e i giovani in Afghanistan non possano avere un grande ruolo, non adesso, perché magari il momento non è facile, ma nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché le donne e i ragazzi e le ragazze che hanno potuto studiare e lavorare in questi anni, hanno assaporato la libertà. E se una persona assapora la libertà, mica è facile tornare indietro. A meno che non si cade, non si ricade, in quella che è la derivazione di una società. Derivazione che, commissionata alle componenti estremiste dell'interpretazione religiosa, strumentalizza volutamente i cittadini di quello Stato, così come accade in altri Stati che hanno lo stesso problema e che magari non vengono oggigiorno attenzionati ulteriormente, perché chiaramente l'Afghanistan ha colonizzato il momento storico, ma che c'è. E allora io mi sento di condividere ciò che è stato detto, cioè il problema non è la matrice religiosa, ma la derivazione, chiaramente in termini negativi, di una società che da sola non è stata capace di scremare e di isolare le componenti sì discriminatorie, sì terroristiche, ma io aggiungerei affaristiche. Il ruolo delle istituzioni in questo senso, oggi vediamo in tante circostanze anche toni esasperati in genere, che possono avere degli effetti deflagranti. Sì, questo è chiaramente un gioco delle parti che attanaglia sia il ruolo che hanno i partiti, ma anche la partecipazione dei cittadini agli stessi, per cui in funzione di quella che è, di quello che è l'abbassamento del livello della politica, è chiaro che il riflesso è tutto nelle istituzioni. A noi spetta il compito di non far scendere l'attenzione, di non farla scemare, ma soprattutto di rimettere al centro la proposta. Beh, a costo di essere ripetitivo, ma con tutti i relatori, i protagonisti di questa serata, il riferimento è inevitabile ai social, a internet. Tanti disvalori purtroppo passano da una situazione mediatica talvolta non corretta. Questo è chiaramente un aspetto negativo di quella che è la vita interattiva, ma come tutte le dinamiche della società ci sono i poli positivi e i poli negativi. Non è detto che da qualcosa che è di matrice negativa non possa nascere poi l'aspetto positivo, cioè la riflessione su ciò che non deve accadere. Grazie a tutti quanti voi per la presenza, grazie ad Avetrana, un posto bellissimo che mi lega
da una storia, da una storia lunga, è un posto che amo molto. Amo molto perché mi ha accolto per un periodo della mia vita. Grazie, grazie a tutti quanti voi. Il tema della serata non è semplice, quindi voi siete dei coraggiosi per essere qui stasera, perché è un tema complesso. Partiremo, in qualsiasi dibattito non si può estraniare dall'attualità, e oggi l'attualità è un'attualità dolorosa, è un'attualità che in un certo modo tocca a tutti quanti noi, perché parleremo un po' dell'Afghanistan, della questione femminile, e giusto due battute, poi entreremo nel vivo della nostra discussione, che è il DDL Zan. Ecco, come lo affronteremo? Lo affronteremo come non lo sta affrontando il Parlamento, con un sereno dibattito su un tema che va a toccare tutti quanti noi. Un tema serio che entra nella morale e nella fede di un paese, che va affrontato anche in maniera accesa, perché no? Io da giornalista penso che il dibattito acceso non sia un diminuzio della democrazia. Il dibattito acceso nel rispetto delle parti è un momento di grande crescita. Oggi parleremo, nel seguito della nostra serata, parleremo del DDL Zan, parleremo di quanto può essere importante. Ovviamente, probabilmente avremo anche dei momenti di discordanza, però in questi momenti di discordanza vi prego di cogliere la volontà, e questo è il titolo, di approfondire un tema delicatissimo. Siamo con il collega Gianni Svaldi, direttore di Radici Future Magazine. E allora, Gianni, culturazione e l'importanza di coltivare l'educazione, un dibattito con ospiti, con relatori esperti del settore, e noi che operiamo con i media nell'ambito dell'informazione abbiamo una responsabilità forte proprio in termini di educazione e di formazione. Certo, sì, convengo pienamente con te Luigi, il nostro ruolo è informare, e informando si educa sicuramente, si crea un'opinione pubblica, si educano i nostri lettori e i nostri telespettatori. Oggi c'è un grande problema. Una narrazione ha costretto noi giornalisti a dover comunque fare un passo indietro in confronto agli influencer, a chi non ha una formazione giornalistica, e questo ha creato un danno gravissimo nel paese, ha dismediato l'informazione. Quindi se l'influencer ti riporta la notizia così com'è, anche un po' manipolata, lasciatemelo dire, il giornalista è colui che comunque media la notizia, non permette al politico di dire la bugia, di dire quello che vuole. Un bravo giornalista non è uno che fa dire al politico quello che vuole, è uno che fa uscire, cerca di distillare la verità. Ecco, riportare al centro l'informazione, riportare in centro la cultura, riportare al centro la voglia di studiare, di documentarsi sulle questioni, è uno dei temi caldi del momento, è uno dei temi caldi su cui si gioca una partita importantissima, che è quella della democrazia. Non è un problema religioso, questo l'ho detto anche nel caso di Saman. Stiamo attenti, perché tradurre questo problema come un problema religioso vuol dire in realtà non volerlo risolvere, perché di fronte alla religione tu alzi le mani, è la loro religione.